Richieste della Procura di Milano sulla catena di decessi nelle case di riposo per anziani, ascoltati numerosi testimoni, al lavoro anche la commissione d'inchiesta regionale Caterina Proietti. Gravi carenze e scarsi controlli da parte dell'ATS e l'Agenzia della Tutela della Salute. Chiedono risposte i parenti del Pio Albergo Trivulci ascoltati questo pomeriggio dalla Commissione regionale istituita per far luce sui decessi nelle RSA Lombarde. È un'indagine che parte da dentro e dagli uffici amministrativi per tracciare il confine tra le responsabilità istituzionali e quelle invece dei singoli enti che gestiscono le case di riposo. I familiari però mettono in dubbio la struttura della stessa Commissione. La commissione è presieduta dall'ATS della città metropolitana, quindi il presidente è nella stessa figura il controllore, ma che sappiamo essere ad oggi... Controllato anche e ascoltato dalla procura. I magistrati stanno ascoltando anche gli infermieri che hanno sporto denuncia, lunghe code in un tribunale che cerca di tornare ad una lenta normalità. Mascherine e camici, arrivati in ritardo, tamponi non eseguiti per tempo, ma soprattutto al centro delle 20 inchieste aperte c'è la delibera con cui si riteneva non opportuno trasferire negli ospedali le persone sopra i 75 anni con più patologie. Noi riceviamo testimonianze tutti i giorni di parenti. Disperati perché eh, sanno, conoscono le condizioni dei propri parenti molto gravi, ma che non vengono e non possono essere trasferiti in ospedali per ricevere le cure che, di cui avrebbero bisogno. E PM